si prepara. Buongiorno. 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 Guarda, guarda che c'è la mia labradorita qui che luccica. Buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi sarà un video What I Eat in a Day, stile vlog. E ho la mia ispirazione qui. Come l'ultimo video What I Eat in a Day l'ho fatto in stile un po' vlog, vi è piaciuto molto e vi dicevo che avevo preso ispirazione da Simona, che in questo caso ho proprio portato in trasferta. Qui. Simona chi? Boh, tu la conosci. Basta. Buongiorno. Guarda che bella che è questa pianta qui. Oddio, sembra un'insalata, riccio. Ho proprio fame. Ok. Simona dice che questa pianta sembra insalata. Non lo so, a voi sembra insalata? Secondo me no. No, la... Guarda che colore bellissimo che ha. Comunque fuori c'è la neve. C'era... Mamma mia, il vetro è piuttosto sporco. Vabbè. Non sta nevicando, però gli scorsi due giorni ha nevicato parecchio. E quindi è tutto bianco. Anche se è marzo. C'è la neve. Sta andando per il fuoco? No. Di Kia. Aspetta. Io ero partita con l'idea di fare una colazione leggera, perché poi vorremmo fare yoga. Però qualcuno qui, non saprei chi, qualcuno qui aveva più fame, anch'io avevo fame. Quindi in realtà stiamo facendo una colazione un po' seria e poi magari aspetteremo un attimo prima di fare yoga in modo da non vomitare tutto. Anche se non si capisce niente, ci sono dentro dei fiocchi di mais, di quelli fioccati. Poi c'è dentro un mix per il porridge, che è della Rapunzel, e ha dentro anche semini vari oltre all'avena. Poi semini di chia, una banana tagliata e un latte di riso e cocco. E basta. Buon appetito. Adesso forse potremmo farci anche un tè, no? Perché altrimenti non beviamo neanche un liquido. Ci facciamo anche un tè. Ciao mamma. Buongiorno. Ma quanto bello sei. Abbiamo pranzato, l'obiettivo era filmare nel bosco, ma piove, vero Sim? Quindi siamo in fase a cascio post pranzo e abbiamo mangiato le patate di mia mamma, che fa tipo... In che senso? Le ha proprio fatte, le cresciute, sì. Non lo so. No, le ha cucinate la mia mamma. Patate di mia mamma, nessuno. È la sua ricetta. Mia mamma ha fatto le patate con il metodo della nonna Eufemia, che era sua nonna. È vero. Sì, ma mi prende in giro. Fatto sta che ha fatto le patate e che le fa tipo in padella, non so bene com'è, però vengono un po' arrostitine e sono molto buone. Poi aveva fatto un'insalata, la radicchio, semi di sesamo. E poi c'era una torta salata che ha fatto sempre la mia mamma. Praticamente non è che abbiamo cucinato noi oggi proprio per niente, abbiamo solo mangiato, ma sarà così anche stasera. E quindi c'era questa torta salata con dentro gli spinaci, le coste, Catalogne, la pasta fatta con le farine integrali e a basso contenuto di glutine. Non credo ci abbia messo farina con il glutine, forse
un pochino solo. Ah, ecco, questa cosa ci tenevo a chiarirla, perché sotto i miei What I Eat in a Day parte sempre una discussione su questa cosa, sul fatto che io mangio poco glutine, ma non sono celiaca, quindi io sono intollerante, quindi sono molto sensibile al glutine, però non sono celiaca. La celiachia è una malattia, è un'altra cosa, io sono semplicemente sensibile, quindi quando mangio glutine tendo a gonfiarmi e mi viene mal di pancia. Ultimamente in realtà la cosa è molto migliorata, perché comunque sto seguendo un percorso anche seguita da una dottoressa ayurvedica, quindi magari di questa cosa vi parlerò in un altro video quando ho appena iniziato, quindi però sì, sto seguendo un percorso per reintrodurre gradualmente l'alimento. Ovviamente io sarò sempre sensibile al glutine, quindi non è che mi potrò mai mangiare glutine tutti i giorni, tutto il giorno, pasta bianca eccetera, devo sempre mangiarlo in forme integrali, nell'avena che ne contiene poco. Anche qua c'è un dibattito sull'avena, alcuni dicono che non ha glutine, alcuni dicono che ne ha poco, insomma io la posso mangiare perché appunto che non abbia glutine o che ne abbia poco, essendo intollerante non celiaca, non ha rischi per me. E ovviamente io non sono un medico, vi sto semplicemente parlando della mia situazione, quindi io vi propongo spesso ricette senza glutine perché io mangio con poco glutine o comunque senza glutine. Poi ovviamente se voi siete celiaci o avete una patologia, fate attenzione, cioè nel senso, se io uso l'avena perché so che per me ha poco glutine e non mi dà problemi, se voi siete celiaci o prendete l'avena certificata per i celiaci senza glutine, oppure potete utilizzare un altro cereale, insomma. Questo per precisare una cosa che mi dimentico sempre di dirvi. E basta. Ho parlato troppo. No, guarda, sono solo 3 minuti. Sono tanti? Ma no, dai. Ho fame però. Quindi adesso andremo a fare merenda, probabilmente. Andremo a fare merenda perché devo far assaggiare a Simona la cioccolata spalmabile vegana che mangio sempre, che è buonissima, e gliene parlo da una vita, vero? Non gliel'ho ancora mai fatta assaggiare e quindi mi sa che è la buona occasione. Tra l'altro non c'entra, però guardate che bello questo maglione, me l'ha regalato il compagno di mia mamma, era suo, gliel'aveva fatto sua zia o sua nonna e me l'ha regalato, quindi lana di seconda mano che si può considerare vegan. È tornato Natale praticamente. Sì, è un po' natalizio, però con sto freddo ci sta benissimo, fuori c'è la neve. La nieva! Merenda in corso. Oggi faccio assaggiare a Simo questa cioccolata pazzesca, troppo buonissima, che non l'hai ancora assaggiata, quindi non ci sai ancora dire. No. L'ho scoperta qualche anno fa al Sana di Bologna e c'erano proprio questi due ragazzi, Teo e Bia, che l'hanno creata, e ha dentro soltanto nocciole, cacao e zucchero di canna ed è spaziale, è veramente buonissima. Infatti io a Padova non me la porto mai, altrimenti la mangio tutta. E infatti siamo a Valdagno e è una di quelle cose che si mangia solo nei weekend a casa mia, perché altrimenti io la mangerei tutta in una volta. Ma devo assaggiare? Eh sì, voglio la tua reazione in diretta. Vai. Sa di gianduia. Si sentono tanto le nocciole, vero? Yeah. Ah, e poi abbiamo fatto anche un tè alla vaniglia. Questo qui è quello che vi avevo fatto vedere anche nell'altro What I Eat in a Day, non l'ho ancora finito ed è ancora il mio tè preferito. Tra i miei tè preferiti. Ti sta piacendo, Simo? Non l'avevo capito, avevo qualche dubbio. Non reagisce. Ma il suo modo di ricambiarlo è stare lì con te. Per la Gigia. È la Gigia il suo vero grande amore, ecco appunto, e mette anche la faccia davanti alla videocamera. La sera siamo state a cena da mia cugina con un gruppo di amici e c'era un sacco di cibo vegano meraviglioso. C'era una schiacciata con delle patate e dei semini, una farinata di ceci alle cipolle, una salsa tipo guacamole con l'avocado e i ceci, un hummus di ceci con la barbabietola e poi dei cavolini di Bruxelles cotti con l'uvetta, il latte di cocco e delle spezie. E questo era l'antipasto, diciamo. Abbiamo mangiato davvero tanto, davvero bene. Poi abbiamo mangiato queste fettuccine fatte con la patata viola, per questo sono viola, conditi con del cavolo romano cotto con il latte di cocco, un po' di spezie e i semi di sesamo. E questa ricetta davvero mi fa impazzire, devo troppo provare a farla anch'io. E poi come dolce una buonissima torta vegana e senza glutine, fatta sia con la marmellata che con la cioccolata, quindi ovviamente abbiamo fatto a metà delle due fette in modo da assaggiarla in entrambe le versioni.
Allora, in realtà è il giorno dopo. Sì, ieri sera ero un po' stanchina per filmare i saluti, la buonanotte. Siamo state da mia cugina con un gruppo appunto di amici a mangiare, eccetera. Quindi sì, non, siamo rimaste fino a tardi, abbiamo mangiato tanto. Quindi sì, oggi siamo qui al fiume, dove vengo sempre. Ho portato Simo al fiume. E quindi nulla, vi salutiamo così il giorno dopo del What I Eat in a Day. E grazie di cuore per aver guardato questo video. Un abbraccio grandissimo, ci vediamo prestissimo e grazie Simo. Ciao.